mentre su Nuova York calavano le prime ombre della sera, sugli studi Rai di Napoli una culla tre cinerea si posava sulle macerie della cultura. Questa è la nostra voce fuori campo. Ma sta recitando? Sta recitando. Sì. Stai recitando? Dico. Io sì, io sì. Ora sono in campo e ci rimango. Ci rimane? Ma perché urla? Un personaggio della mia statura intellettuale non può rimanere ai margini. Intellettuale? Daccia! No, dico intellettuale la statura. Appunto, mi abbasso. Le annuncio che proprio ieri sera... Le annuncio, è una riflessione mentale. Che stai cercando? Può venire ma qua? Che stai cercando? Lei capisce che di teatro? Stai cercando una cosa? Lei capisce, certo che... Presenti questo giovanotto. No, lascia stare. Allora, che stavi cercando? Niente, rifletto, la voce arriva perché un'onda rimbalza e schiaccia, la mente. Io ma imposta però. Che cosa? Imposta. Perché no, non fare un cose. È un uomo di strada all'improvviso. Forza, forza. Voglio annunciare che proprio ieri, giovanotti a noi. Esatto. Prendendo sotto gamba. Ha raggiunto il record... Chi? Lei? Il record degli spettatori. Addirittura, lei? No, non rida, non ride delle sofferenze. No, ragazzi. Ha raggiunto allora il record degli spettatori. Sì, il record degli spettatori. Sentiamo, sentiamo. Piccolo monologo ho fatto, se vuole io lo faccio ascoltare. No. Addirittura. Immagini. No, ho detto no, ho detto no. Vabbè, no, immagini, dico. Vabbè. Sì. Immagini. Immagini che le interessa. Immagini questo palcoscenico. Sì. Una luce ghiaccio. Là, sai, palcoscenico là. Esatto, ma immagini tutto il palcoscenico. Io immagino anche le carichine. Certo, hai ragione. Mi scusi. Senti! Basta! Sì, ehi, ma perché ci aspetta? Maledetti spettatori! Maledetti, perciò non ci aspetta. Perché lui non è abituato. Immagini questo palcoscenico, luce ghiaccio. Stefano, immagini. Immagini tutti questi settori, tipo Dogville. Tipo? Mi è uscita una cosa tipo... Non è passato. Tipo Dogville. Tipo Dogville. Ricorda Dogville? E all'improvviso... È alta come citazione. Irrompe la mia voce nel brusio del pubblico. Irrompe, ha detto bene. Irrompe, ha detto bene. Sentiamo. Irrompe, ha detto bene. La signorina Silvana alla cassa 4. Ma che? La signorina Silvana alla cassa 4. Senta, venga qua. Credo di aver capito come mai ha fatto il record di spettatori. Migliaia di persone, perché era interessante. Al supermercato? Al supermercato, sì. Lei ha fatto la voce del delle annunci del supermercato. A caso. Ma non lo dire piangendo, è bella come cosa. No, è perché è al lavoro. Ma lei ci può rivelare per quale motivo c'ha questa voce così stentoria? Per quale motivo questa voce stentoria? Come mai? Ma è semplice, io posso avere... Lei non l'avrà mai! Mai ci arriverà! Ma vuoi chiedere se c'ha una tournée per tutti i supermercati? Ma secondo scusi, me... Scusi. Eccolo. Che? Oggi lo fai il rubabandiera. Ma che rubabandiera? Quello è un orpello, che capisci? Ma perché non c'è sta zitto? Ma perché parla? Lo diceva Shakespeare, perché la ricetta di questa mia voce, il segreto, la ricetta... È scritta da Shakespeare. È scritta da Shakespeare, un personaggio che si chiama dell'Otello, si chiama Cassio. Io ho interpretato Cassio. La battuta è semplice. Lei c'ha proprio la faccia. La faccia da Cassio. Senti, la ricetta è questa. Da quando l'ho vista da Cassio. Lui c'ha un po' la faccia da Cassio. Quello già hai capito. Ce l'ha. Quindi il problema è che solo che ha fatto poi questa opera. No, è proprio lui. Cioè, è facile. No, ma è ironia. Ma è ironia misera, no, solo e banale. Insieme. È che è stato combinato. Sta accusando. Ci vuole dare un estratto. Sì. Una sintesi.
Allora. Basta! Ma non... Tacete! Con la gentilezza che sempre ha contraddistinto Maestro Perris! Il maestro è di là, perché? Arrivavo! Avo Charlie, faccia qui, voglio bere! Per bere un po'. Ma non voglio bere! Prego, prego. Non so se ha notato, c'è anche Franco lì. Mi esplichi, un basso fondo non ti deve muovere. No, non si sta muovendo, ce tu l'ha mi sempre sudi, col... evapori no, e sai la voce. Fermo! Venga di qua, venga di qua. Vada vicino al gallo. Ma non sta facendo niente. Non sta facendo niente. Dai, quante canzoni farà? 62. Ah, ecco, secondo me due. Ma il gallo canterà tre volte. Prima che il gallo canti. Prima che il gallo canti. Allora. Sentiamo, questo è Shakespeare. Sentiamo, silenzio, oh! Silenzio, per cortesia. Shakespeare, la ricetta per la mia voce. Silenzio. Oh! Le Eumenidi. Sono rimaste le Eumenidi in gamba. Le placche sono queste. Sono... Sono placche, esatto, non sei Eumenidi. Sono le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde col ragù, no, col ragù. Ti fanno il pieno per sei giorni e forse più. Bravissimo.